Sì, però se avete notato i ragazzini le portano, io ne ho due o tre che sono vicino alla mia, le portano giù. Allora dovremmo abbassare anche il pantalone. Io no. Le porto perché altrimenti no, le porto perché non posso stringere la cintura, certo. Perché ho la pancina che è ancora un po' così, e allora devo portarle finché posso, le butterò via lei. Buongiorno a tutti. E su questa trasferta Vercelli che ci dice? Ma la trasferta Vercelli, scusa, ritengo che non sia una passeggiata, almeno dalle premesse, l'allenatore che cambia, nuovo stadio, quindi un po' di euforia sicuramente, tutto questo cambiamento lo può portare giustamente a questa squadra di Vercelli, però io ritengo che i nostri ragazzi hanno dimostrato in queste ultime due gare, in particolar modo quel crescendo che effettivamente pensavamo doveva arrivare, è arrivato, purtroppo manca più di qualche giocatore, perché in effetti sapete bene che manca qualcuno, ma credo che così come sono, l'approccio sarà come è stato ultimamente, si va per fare bene, quindi si va per fare il gioco, per fare un bel gioco, per non lasciare spazio a nessuno e per cercare di portare il risultato. Noi siamo convinti che questo possa, mi giro perché voglio avere il suo, il suo senso, per consenso. Diciamo che li abbiamo visti giocare bene, bene, ma più che altro c'è quel tipo di condizione adesso mentale, anche fisica se vogliamo, che ci fa sperare bene che anche questa partita possa essere. Poi magari qualcuno dirà, cosa pensi che magari qua sia tutto facile perché hai vinto due partite. No, non è per aver vinto due partite, sicuramente è importante averle vinte, però quello che conta è aver visto, e anche adesso guardando negli occhietti abbiamo visto ragazzi che hanno voglia di fare, questo che conta. Per quello che è rimasto dentro poco, non servono tante parole in questo momento. Ecco, forse, vedo che no, di là che dovevano uscire per iniziare l'allenamento, dovevo fare due parole con il mister, ma quando effettivamente le cose vanno in un certo modo, non vale neanche la pena di andare a rompere un certo tipo di momento magico, chiamiamolo così, per questo mondo che è il mondo del calcio. Li ho visti bene, quindi dai, confidiamo che chi andrà, io purtroppo non ce la faccio andare perché mi prendo ancora qualche giorno di vacanza, e penso che dovremmo vedere una buona partita, almeno noi la giocheremo bene. Ma sono contento perché voi siete qua, in parecchi, vuol dire che siete interessati, vuol dire che state seguendo questa squadra e la sentite nel cuore, mi auguro. E dopodiché, cosa posso dire? Basta. Auguriamoci che vadano così, convinti come lo sono stati fino a ieri e come li ho visti oggi, che ci portino un grande risultato, in maniera tale che possiamo fare qualche passo in avanti. È lungo il campionato, però è bene, più fino in cascina che mettiamo adesso, meglio è. Abbiamo sempre tempo in futuro, perché ripeto, il campionato è lungo. Abbiamo visto già che ci sono delle squadre che hanno dato il passo, perché hanno evidentemente delle squadre capaci. Noi abbiamo perso tempo i primi giorni perché non eravamo a posto, mancavano giocatori giovani che erano via con le loro nazionali. Però se siamo completo, ritengo che hanno messo in piedi una buona squadra i nostri collaboratori, e un mister che non lascia niente. Scusi che le tocco il seno. C'era una cimice. C'era una cimice, sì. La specimice. Ho visto. Sì. Così no. Buon sangue, e l'ho messo sulla cimice. Lo stesso cimice era un buon bustaio allora. Corro. Caro bambino. È una meraviglia perché qua c'è una creatura che non è ancora uscita, ma è già bianco scudato. Ragazzi, io vi ringrazio di oggi e mi auguro che sia così come ve l'ho espletato, come ve l'ho trasmesso, perché avrei tanta gioia e voglia che la squadra si comportasse così, portasse a casa questo ulteriore risultato, perché 1-2 sono andate bene, non ci deve senza 3, il famoso proverbio, comunque lasciamo stare tutte queste cose, sì. Non servono a niente. Ho visto i ragazzi vogliosi di far bene e quindi siamo convinti che quando si parte bene, quando si parte convinti, è più facile che le cose arrivino. Non c'è niente di meglio che, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, no? E loro sono in questa fase qua. Io posso dirvi solo che grazie, ci vediamo. No? Col Bari? No, perché giusto martedì si va a Modena.
No, la settimana 30 a Modena. Martedì 30, cioè sabato 27. Quindi noi adesso giochiamo. Adesso che non lo sappia neanche dove giocare. Ogni 15 giorni. Ma dirò che effettivamente questa settimana fuori dai ranghi mi ha fatto un po' di. Mi ha creato un po' di. Poi sto diminuzione di peso, questa creando un po' di lavoro. Ma la partita la guarderai in televisione? In ospedale, d'accordo, non poteva anche per non disturbare il paziente? No, lì no. Poi odio che uno arrivi con la televisione in ospedale. No, 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 ho capito, ma questa... L'altro l'ho vista che ero a casa e questa qua si vede da casa in televisione. Dai, sì. Ne approfitto per mettermi disteso, va bene? Signori, grazie tante e dai, auguriamoci che tutto prosegua secondo i piani. Presidente, posso chiederle una cosa? Nei giorni scorsi abbiamo saputo che il procuratore di Bonazzoli ha chiesto che lui potesse allenarsi con voi. Non so se avete deciso qualcosa su questo punto. Ho detto, parlatene voi. Se non disturba, se va bene, per me è uno che si alleni con noi. È chiaro che... Sì, certo, che è una situazione... Lasciamo, no, lasciamo al mister la decisione, per lui che deve dire... È un bravo ragazzo, è a posto, si allena, non crea problemi. Se è così, va bene, tanto perché non poterlo fare, visto che lui ha bisogno di tenersi in movimento, anche perché mi sembra che prima del fine dell'anno prossimo non si può fare niente. Sì. E allora è bene che lui, si tenga in movimento, e se lo possiamo fare noi, ben venga. Se domani mattina italiano lo liberano, perché sarà così, non può essere diversamente, e può iniziare a allenare. Avanti anche lui, o no? Tutti qua, c'è da fare, cominciare ancora anch'io, un campo in più, penso no. Amore mio.